spiegherò il mio arsenale Nerf. Qui ci sono tutti i colpi. Tutti i colpi. Come vedete, i colpi siamo tutti quanti uno sotto l'altro. Uno sotto l'altro. Quindi non è, è tutta una fila. Passiamo alle ricariche. Ci sono 12 ricariche da 6. 12 ricariche da 6. Una da 12 più quest'altra. Più quest'altra. Poi 2 da 18. E infine una da 25. Poi passiamo ai Nerf. Iniziamo dal più piccolo al più grande. Allora, questo è il primo nerf, quello, il nerf più piccolo che ho, e si chiama Double Strike. È un nerf zombie con due colpi e spara abbastanza potente. Poi c'è il nostro famoso Fire Strike con il puntatore luminoso. Con il puntatore luminoso. Il Fire Strike penso che quasi tutti ce l'hanno. Ha il puntatore luminoso, si carica. Si carica con questo coso e ha tre colpi, uno che si mette nella canna e due che si mettono qua di riserva. Poi passiamo allo Strongarm. Lo Strongarm è un altro nerf che è molto conosciuto e ha sei colpi e questa canna rotante e si carica così e poi si spara. Poi passiamo i nerf a batteria. Questo è un nerf a batteria, è lo Strokade. Batteria con 10 colpi e poi si aziona e poi si spara. Poi c'è questo nerf. Io ho perso un colpo. Questo nerf è di una marca con i colpi che si attaccano. Cioè ha un vestito di lana, qualsiasi cosa si staccano. E poi c'è il nostro famoso Rogut 2x4 bianco che spara due colpi alla volta e si carica così. È molto utile perché questo nerf, quando diciamo se tolgo questi due colpi, non è che non spara niente, anzi spara i colpi di sotto e ne spara due alla volta. Ora ho detto tutti i colpi. Senza ricariche. E ora passiamo ai colpi con le, ai nerf con le ricariche. Allora, il primo nerf Rampage. Si carica, sto facendo vedere. E qua si mette una ricarica. A me è uscito con la ricarica da 25. Poi c'è l'Alpha Trooper CS 12 che si carica così. E sotto si mette e esce con una ricarica da 12. Questo qua. Poi c'è il Recon CS6, questo si carica così e appunto esce con una ricarica da 6. Poi c'è il Retaliator bianco, si carica come Recon ed esce anche lui con una e lui invece esce con una ricarica da 12. Poi c'è il Nerf 1, il Nerf più grande che è l'i5. Qua si mettono 8 ricariche da 6, ma poi si possono mettere anche da 12 o da 18, e 4 da 25 o da 35. E invece poi passiamo al mio ultimo nerf, che è il long shot. Mi è arrivato da poco e si carica così. E poi qui si abbassano anche questi due, non fa vedere. Infatti appunto è un cecchino. Ed è molto bello. Questo è il Long Shot CS6. E infatti è uscito con una ricarica da 6. E qua sotto se ne può mettere anche un'altra. Poi passiamo ai potenziamenti. Iniziamo con i potenziamenti che si mettono davanti, cioè le canne. E sono questo qua del Long Shot, questo qua del Retaliator e questo del Recon. Ma si possono anche cambiare. Poi questi qua che si mettono dietro. Dove c'è quello giallo per il Recon, questo qua è come il Retaliator e questo qua per quello batterie. Questo qua batterie. Poi
passiamo al mirino del long shot che ha il vetro e si vede anche abbastanza bene. E ora poi c'è una parte del Recon che è la luce, quindi se è notte la luce vi dà un po' di compagnia. Questo è il coso per mantenere ed è del Recon. C'è del Retaliator, scusate, bianco, e qui appunto serve per mantenere, per mantenersi, cioè per mantenere la mano. E poi qua c'è il piccolo mirino del Recon, che è anche abbastanza preciso. E poi alla fine ci sono questi tre, che sono, diciamo, un po' colore quelli là che portano, si mettono a tracollo e portano 4 ricariche e 12 colpi. 12 colpi. Buonasera, spero che il video vi sia piaciuto. Questo è il mio arsenale Nerf. E mettete un bel mi piace e commentate. Ciao!